Buongiorno. Comunque questi biscotti alla Nutella li stanno a spamma alla grande proprio, eh? Eccone un altro. L'ultima volta che sono venuto a Roma stavo a maniche corte. Cioè, mo fa un freddo polare, tira un vento ghiacciato che è una cosa assurda. Comunque qua l'immondizia non la ritirano proprio, cioè. No, no, trapizzino già l'ho provato. A proposito, oggi sono a Roma per provare alcuni locali, ma non lo so, in base al tempo che ci resta, in base al tempo che abbiamo, ne proveremo uno, due. Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2. Però alcuni di questi vi ho chiesto di consigliarmeli su Instagram. Un attimo che passa un mega camion, fa un macello. Vi ho chiesto di consigliarmeli su Instagram e alcuni di questi oggi li andrò a provare e vi dirò come sono. Scusate, un panino con la mortadella? Certo, che vuoi? Una rosetta, una ciabatta? No, la rosetta va bene. Allora, non avevo capito, se tu gli dai a chi ha un piccolo lavoro e gli dai 1.200, sembra che lo fai ricco, invece facci caso che appena riesci a sopravvivere. E paghi l'affitto, muore di fame. Questo è. E il pecorino buono, quando vieni qua al giro? Io però a Luna, senza fare uno spuntino, non ci so arrivare. Mi sono preso una bella rosetta con la mortadella. Cioè, guardate qua, grossa quanto una faccia. Bella croccante, la mortadella si sente, è uno spettacolo. Questo proprio a di creare. È da quando sono piccolo che mangio i panini tutti quanti attorno attorno per lasciare la parte centrale, che è quella più ricca di condimento. Io lo chiamo il boccone del re. Si vola. Siamo quasi arrivati al locale che mi è stato consigliato da Antonio underscore 20, non mi ricordo, è un nome utente un po' particolare. E il locale è questo qua. Salve. Abbiamo appena ordinato una carbonara e una gricia con le fettuccine ignoranti, come le chiamano qua. Ora vediamo com'è. Hai fame? Troppo. Ragazzi, velocissima, è arrivata la pasta. Fettuccine da paura con la carbonara e fettuccine alla gricia. Cioè, guardate qua. Ma guardate la cremina, guardate la cremina. Spettacolo. Partiamo subito con la forchettata dei carbonara. Guanciale croccantissimo. Qua. Guardate qua, guardate qua. Sapete quanto è buona la carbonara? Quando ci si mette qua tipo lucida labbra, tipo la bella proprio, allora è buona. Guanciale croccante, poi fa tutta la sua parte, perché se è mollo non è tanto buono, ma quando è croccante proprio di sì, schiaccia sotto i denti. Adesso è il momento della grigia. Cioè, qua il menu ti dico un piatto intero di gricia e un piatto intero di carbonara, perché sono tutte e due speciali proprio. Guardate qua, va. Ma che è un quadro? Sì. No. Buono. Esperienza da Mattarello, super promossa. Scontrino, neanche tanto salato, abbiamo pagato 1,90 euro di acqua,
acqua del rubinetto, vabbè. Poi 10,90 di carbonara e 10,90 di gricia, per un totale di 23,70 in due, contando che erano quasi 200 grammi di pasta. Ci sta, molto promosso direi. Comunque Roma sotto Natale c'è tutto un altro aspetto, vedi? Sì, luminosa. A parte qualche furgone in mezzo però. Ti piace questo negozio natalizio? Ma che carino! Bellissimo! Mamma mia, qua dentro fa indigestione di Natale proprio, ti senti male. Ci risiamo? Spesa fatta, l'abbiamo preso. Un tiramisù classico, un tiramisù al pistacchio ed una alla nocciola. Quella alla nocciola fa proprio paura, l'ho preso già l'altra volta, è proprio fenomenale. Pure quest'altro me l'avete già consigliato e l'ho voluto riprovare un'altra volta perché fa paura. Eccolo, alla nocciola. Il mio è più buono. Beh, questo è classico. Nocciola, il mio gusto preferito. Questo è l'ultimo pezzo, il resto già l'abbiamo spazzolato tutto quanto. Il pistacchio non è piaciuto, eh? No. Ah, ma da cavolo? Per niente. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia portato due locali che non conoscevate. Io li ho provati, sono, devo dire, molto buoni. Mattarello veramente promosso, perché la carbonara proprio era piena di sapore ed era spettacolare. Poi il tiramisù di Pompi già è famoso, già l'avevo provato, comunque da paura. Quindi se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, così usciranno altri video del genere. Bella!